Allora, io sono Giorgio Curelli, vivo scalzo da 2 anni, non uso brand scarpe ormai sono 5 anni, il massimo che uso sono i sandali. La proposta, questa conferenza è più che altro rivolta alle mamme o a qualsiasi adulto che ha a che fare con un bambino. Non è detto che il bambino deve essere il proprio figlio, può essere un qualsiasi bambino di un amico, un qualsiasi bambino che si vede. I bambini praticamente cosa hanno a differenza nostra? Non sono ancora influenzati dalla società, quindi si comportano in maniera spontanea. Noi parliamo molto spesso di alimentazione spontanea, di comportamenti spontanei, però quando andiamo a educare un figlio, tutti i comportamenti spontanei glieli andiamo ad uccidere. Il bambino vorrebbe essere svezzato con la mela, eppure viene svezzato con l'omogenizzato di manzo che fa tanto bene, perché sai, ormoni, conservanti lo fanno crescere bene e sano. Il bambino ama i colori, il bambino ama il sole, vuole stare nudo, tutte cose che non può fare, perché l'adulto gli dice è sbagliato. Il bambino vuol sentire quello che lo circonda, tocca le cose con le mani e vuol stare scalzo. Il papà, la mamma o chi c'è glielo impedisce. La riflessione che faccio io è questa: è vero che comunque siamo dei mammiferi, abbiamo bisogno della mamma che ci dà degli insegnamenti, ma abbiamo anche tutta una serie di comportamenti spontanei che sono giusti. Il bambino vuol stare scalzo, si dice copriti che ti amari. Basta toccare la manina a un bambino, si vede che è calda e significa che non ha freddo. Quindi a livello generale cerchiamo di essere allievi dei bambini. Il bambino comunque che fa le cose che desidera e che spesso fa le cose giuste. Vediamo in particolare il discorso del camminare scalzi. Scalzi ci si raffredda. Il piede è un sensore di temperatura tra tutte le altre cose. Quando ci sono 5 gradi, le mani sentono 5 gradi, i piedi sentono 5 gradi. Ok, ci sono 5 gradi. Produciamo calore per vivere bene a 5 gradi, quindi il fisico produce calore e si sta bene. Invece abbiamo le scarpe, le mani sentono 5 gradi, i piedi 35. Cosa fare? Facciamo una media, 20 gradi, non produco calore, ho freddo. Quindi paradossalmente, sopra i 4-5 gradi si sta meglio scalzi che con le scarpe, perché comunque si produce più calore e si sta meglio. L'altro giorno una signora mi ha proprio detto: è vero, mi sono rimessa le scarpe, ho dovuto mettere la giacca, perché automaticamente sui piedi gli hanno detto c'è caldo, smetti di produrre calore. E i bambini, a differenza nostra, hanno un'opportunità di non dover correggere dei piedi malati, ma farli crescere direttamente sani. Ovviamente, quanti vegani ci sono qua? Vegetariani? La maggioranza, qualche onnivoro. Allora, per il vegano ovviamente pensa che sia la scelta giusta. Vorrebbe crescere un figlio vegano, ovviamente. Non è che gli dici prima te rovino e poi quando sarai grande ti rimetti a posto. Stessa cosa per i piedi. Non è che ti dico prima ti rovino i piedi e poi da grande vedrai che cosa fare. I piedi sono rovinati, basta, non c'è più niente da fare. Se noi prendiamo... Ciao! Se noi prendiamo i piedi di un bambino, hanno la forma triangolare, perché comunque le dita sono allineate con i metatarsi. Pian piano, con l'uso delle scarpe, le dita deviano, e se noi andiamo a guardare l'allineamento tendine-dito, non esiste più. Questo io, cioè i piedi ce li ho rovinati perché ho usato le scarpe. Però in teoria, se questo è il mio tendine, la luce dovrebbe continuare in questa direzione.
Un popolo che vive scalzo ha i piedi uguali a quelli di un bambino, semplicemente più grandi. Non sono belli. Chi l'ha detto che non sono belli? Abbiamo perso il binomio sano e bello. Cioè non ce ne frega più che una cosa sia sana. Abbiamo dei canoni di bellezza che sono scollegati completamente dai canoni dello star bene. Vogliamo essere abbronzati in inverno? Perché? Allora, no. Allora che cosa capita? È bello vedere le cose diverse. Quindi in estate si prenderà più sole, si è più scuri, e in inverno si è un po' più chiari, non c'è nulla di male. Il piede è largo, bene, il piede è fatto per dare stabilità, più è largo e più dà stabilità, bene. Il discorso, per esempio, dei tacchi alti è nato proprio per creare instabilità. Il messaggio del tacco alto è: io sono instabile, ho bisogno di un uomo a fianco. Ed è proprio quello, il messaggio che lancia la donna, il discorso sexy è proprio quello: ho bisogno di te e quindi attiro l'uomo. Però è assurdo, perché adesso in teoria dovrebbe piacere la donna che dico: io sono una che mi basta, se poi vuoi stare con me è bene, se non vuoi stare ne trovo altre. Ed è proprio quello che non avviene col tacco. Ovviamente col tempo si è perso questo sino a un certo punto, però comunque rimane. Vediamo un attimo i benefici dell'andare scalzo. Per un bambino praticamente non deve correggere nulla, perché praticamente basta che cammini e avrà una camminata naturale. Quindi per l'adulto è un po' diverso, però vediamo un attimo i benefici. Il piede ha al suo interno come se fosse una pompa, quindi praticamente spinge il sangue verso l'alto. Il piede ha nella parte inferiore uno strato di capillari che si chiama soletta di Leias, praticamente che quando camminiamo viene premuto e spinge il sangue all'interno del piede. L'arco plantare, che non è altro che una balestra che si apre e si chiude, spinge quel sangue verso la gamba. Il ginocchio è una valvola, apri, chiudi, apri, chiudi. Quindi comunque abbiamo un secondo cuore che ci spinge il sangue verso l'alto. Non possono esistere le vene varicose per chi va scalzo, non può esistere la cellulite per chi va scalzo. Perché comunque il problema della cellulite e delle vene varicose normalmente è il ritorno venoso. Se tu hai un secondo cuore che ti manda il cuore verso l'alto, il problema è risolto. Problemi di rotture dei legamenti del ginocchio. Il ginocchio perché si rompe? Praticamente la scarpa ha troppa aderenza. Se io ruoto, a un certo punto il piede slitta, non mi spezzo i legamenti del ginocchio. La scarpa ha troppa aderenza, giro, il piede rimane fermo, mi spezzo i legamenti del ginocchio. Quindi comunque ci sarebbero molti meno problemi al ginocchio andando scalzi. A livello di postura, si è visto che un quarto d'ora di camminata in un terreno vario, accidentato, corregge già errori di postura. Quindi comunque tu fai una misurazione della postura prima e dopo un quarto d'ora, 20 minuti di camminata, e vedi che la postura è migliorata. Questo cosa vuol dire? Io non dico di andare a buttare via le scarpe come ho fatto io, come ha fatto Alessandro, come ha fatto Milo, che comunque, eccetto che in piccoli momenti, qua c'è un fabbro, ovviamente in officina le scarpe antinfortunio le mette e le toglie in quel momento. Lui è un carpentiere, quindi in quel momento le usa. Io sono un venditore e uso i sandali quando non conosco i clienti a cui mi rivolgo, anche se in generale, cioè, una volta che li conosco ci vado scalzo. Però ci sono delle vie di mezzo. Adesso qua, qual è la motivazione di venire al Vegan Fest con le scarpe? Cioè, non c'è nessuna spiegazione, non c'è freddo, non ci sono vetri, non c'è nulla, però avete tutti quanti le scarpe.
Siete venuti in macchina, magari avete fatto 5 ore di macchina, avevate le scarpe. Non è vietato guidare scalzi. Non vi vede nessuno, quindi non potete dire neanche che avete vergogna, però avevate le scarpe, perché? E quindi quello che propongo io è facciamo un attimo questa riflessione e quindi cerchiamo di usarle solo quando ci servono. Già se voi a casa buttate via le pantofole, già avete fatto un passo avanti. Vai, vai avanti Giulio, non ti preoccupare. Ti vediamo. Già abbiamo fatto un passo avanti, però sono tanti i momenti della giornata. Cioè andiamo a buttare l'immondezza, ci possiamo andare scalzi. Se già tutti noi un quarto d'ora al giorno ce lo facciamo di camminata scalza, sicuramente ci fa bene. Che cosa porta il camminare scalzo un quarto d'ora al giorno? Porta che conosciamo i nostri piedi, che quando andiamo a comprarci le scarpe buttiamo via il 90% delle scarpe che avremmo comprato e scegliamo solo alcune scarpe. Se voi tornate a casa, prendete le scarpe, la girata e poggiate il piede sopra, vedete che probabilmente il piede è più largo della scarpa. Vuol dire che la scarpa non va bene, perché comunque... Il 90%, in quel 10% di scarpe che non buttiamo ci metti le five fingers? Le five fingers possono andare bene. Allora, le scarpe che possono andare bene sono principalmente di due tipi diversi. Uno può andare bene come forma, non come flessibilità, come forma. Cioè il piede non viene costretto. Quindi prendiamo i classici sandali tedeschi larghi larghi, però manca la flessibilità. E lì però già abbiamo una scarpa che rispetta il piede, comunque lo lascia allargare e lo fa comportare bene. Oppure abbiamo delle scarpe chiamate minimali, che sono delle scarpe che praticamente influenzano al minimo la geometria, la meccanica della camminata. Quindi abbiamo le five fingers, che sono quelle scarpette con tutte le varie dita, tipo un guanto, che comunque simula la camminata scalza abbastanza bene. Oppure altre scarpe della Nike e altre marche che hanno praticamente una suola finissima, parliamo di 2 mm e mezzo, quindi che ti fa sentire tutto quanto. È una tomaia talmente flessibile che praticamente si accartoccia con le mani. A quel punto è una scarpa che veramente si adatta al terreno e al piede, che riesce a simulare moltissimo la camminata scalza, fermo restando che non lo sostituiscono assolutamente. Il consiglio che do io è, per chi corre sicuramente può provare una scarpa minimale e cominciare poco alla volta. Quindi comunque corro 10 km, ne corro 500 metri con una scarpa minimale e poi con l'altra e pian piano cerco di spostarmi. L'utilizzo di una scarpa minimale, almeno dal punto di vista della meccanica, simula la corsa scalza e già è un bene. A proposito della corsa, vediamo un attimo, una parentesi, cosa capita con la corsa scarpata e con la corsa scalza. La corsa scarpata, cosa facciamo noi? Corriamo e poggiamo prima il tallone e poi l'avambiede, dopodiché si va a spingere. Con la corsa invece naturale, scalza, si poggia prima l'avampiede e poi, se il terreno non ha nessuna asperità e morbido, si poggerà anche il tallone, se no il tallone non tocca. Qua succede? Qua abbiamo una doppia leva che è il nostro ammortizzatore, praticamente un ammortizzatore perfetto. Con la scarpa noi sbattiamo così, carichiamo di punta tibia, anca, schiena, quindi praticamente l'energia ci si scarica sino al collo.
con dei danni non indifferenti. Oltretutto, con la corsa scalza non avviene questo, cioè le dita non avranno mai quest'angolo. Quindi alla fine si atrofizza il piede perché comunque non lo usi per tutto quello che devi usare. È come se noi avessimo nelle mani una paletta, perché dice: ah, io voglio salvaguardare le mie mani, e quindi per andare a salvaguardare le mani cosa faccio? Ci metto una paletta, me la fascio e rimango così. Dopo un anno questa mano non serve più a niente. Questo è quello che stiamo facendo con i nostri piedi. Se io ricordo, adesso andando a muovere il mio piede, i legamenti sono molto più flessibili rispetto a un tempo. Quindi comunque se io tocco il mio piede, le ossa sono più scollegate. Prima erano tutte unite. Quando si cammina, praticamente il terreno è irregolare e il piede deve adattarsi e deve poter ruotare, quello che non avviene con la scarpa. Se noi siamo in una superficie inclinata, se noi siamo in una superficie inclinata con la scarpa, avviene questo: il piede sta inclinato e la caviglia storta e mi faccio male. Col piede invece cosa succede? Che il piede rimane dritto ed è solo l'avampiede che ruota, quindi comunque la caviglia sta in asse ed è l'avampiede che riesce a girare. Perché? Perché la scarpa, la suola della scarpa è piatta e quindi può essere usata solo la parte inferiore, il tallone è tondo e posso utilizzare anche il lato. Dal punto di vista igienico, sai, vetri, sputi, cacche, primo non siamo obbligati a schiacciarle, quindi quindi si può evitare. E l'occhio, quando noi camminiamo con le scarpe, non ci avvisa che c'è un pericolo, perché non lo vede un pericolo, perché per me mettere il piede su un pezzo di vetro con la scarpa non è un pericolo. Quindi non è che l'occhio non lo vede, ma non mi avvisa. Facciamo un esempio: noi siamo in macchina, stiamo guidando e c'è una ghianda. Voi la vedete? No. Ma l'occhio l'ha vista, però gli ha detto al cervello: la ghianda non è un pericolo, e quindi non l'ha informato. Se noi siamo in bicicletta in curva e c'è una ghianda, vi garantisco che il cervello la vede. Ma non è che ricordi: oh, c'era una ghianda. Il cervello ti avvisa, la eviti e questo fa il piede. Cioè tu stai camminando, non è che devi camminare così, il cervello memorizza decine e decine di metri e i piedi sanno dove devono andare. Un cavallo che corre, secondo voi poggia i piedi, poggia gli zoccoli a casaccio? No. Ogni passo sarà diverso, quindi l'anteriore è un po' più esterno, un po' più interno, un po' avanti, un po' più indietro, per evitare i pericoli che ci sono. Questo, che in un bambino è innato, l'adulto lo può riprendere. E quindi, tornando al discorso del bambino, non facciamoglielo perdere, questo che è molto importante. Facciamo comunque conto che nonostante tutto ci facciamo male, schiacciamo e ci tagliamo con un pezzo di vetro. Tutti ci tagliamo le mani e nessuno ne fa un dramma. Stai tagliando, ti tagli un dito, porca miseria, vai lì, c'è rotto, 2000 cose, dopo mezz'ora ti sei dimenticato di esserti tagliato. Perché col piede ti devi disperare? Semplicemente perché il piede, la società ci ha convinto che vada protetto. Cioè che la natura non ha saputo fare il suo dovere e quindi debba essere protetto. E sul discorso dei batteri della strada, perdonate, abbiamo già parlato. No. Allora, quindi a livello batterico, in strada ci sono meno batteri che in una maniglia di casa nostra, a parte qualcuno poco psicopatico che disinfetta le maniglie ogni giorno, però in generale è raro. Scusa Giorgio, posso aggiungere una cosa? Sì. Lo psicopatico che disinfetta le maniglie tutti i giorni,
si renda anche conto che sta togliendo tutta quella flora batterica che può aiutare il nostro sistema immunitario a reagire, e lasciando le peggior cose, che sono in genere più aggressive e che il nostro sistema immunitario non è assolutamente pronto a combattere. Vai. Grazie. Quindi prende, comunque noi abbiamo a che fare con una strada che è disinfettata in modo sano dal sole ed è lavata dalla pioggia. Mentre andiamo sul bancomat e lì c'è lo schifo più schifo, materia organica portata giorno per giorno, non ci batte mai il sole, il peggio del peggio. E poi c'è la moneta fatta col signoraggio che è ancora più schifosa. E quindi comunque andiamo a toccare lo schifo, ce lo mettiamo in bocca perché ci tocchiamo la bocca, il naso e gli occhi e non ci pensiamo. Allora a quel punto, visto che non ci fa schifo toccare il peggio del peggio, non vedo perché ci deve far schifo toccare per terra. Oltretutto il piede, a differenza della mano, c'è il sensore di sporcizia. La mano no, sembra pulita ma è sporca. Invece il piede, se è sporco, è sporco. E quindi anche questo ci aiuta. Le prime volte che si va scalzi il piede si sporca molto. Cosa vuol dire questo? Che non ha una pelle sana, perché comunque ha una pelle che viene impregnata di tutte le schifezze che trova in giro. Quindi le prime volte dovete lavare spazzola, pietra pomice. Adesso io torno a casa, mi lavo mani e piedi e i piedi sono puliti. Perché? Perché la pelle è sana, quindi comunque sto dicendo, quindi col piede sano si lava come se fosse una mano, e già qua ti fa rendere conto di quanto è rovinato il piede, però ti fa anche rendere conto che può guarire. Un'altra cosa, i funghi e le verruche. I funghi e le verruche necessitano del caldo umido della scarpa. Essendo vegani, noi andiamo in piscina, prendiamo un fungo moribondo, ci fa pena e lo mettiamo in incubatrice scarpa. Perché sai, anche il fungo è un essere vivente. E quindi andiamo a salvarlo. Basterebbe uscire dalla piscina, stare 4-5 ore scalzi o con un infradito, che il fungo muore. Cioè ci vuole talmente poco, invece no, noi lo mettiamo subito in una scarpa e lo andiamo a salvare. I funghi odiano il fresco e secco del piede scalzo, e le verruche idem come sono. Le verruche muoiono per disidratazione, quindi il momento hanno bisogno anche loro della scarpa. Oltretutto, tu immaginate un paio di scarpe, le laviamo una volta ogni materia organica giornalmente rinnovata. Materia organica giornalmente rinnovata, quindi è il peggio del peggio. Un tampone in una scarpa, un tampone vicino o su una cacca in strada, probabilmente è meglio la cacca in strada. Siamo distratti, abbiamo schiacciato la cacca in strada. Noi abbiamo un piede tondo. Tondo vuol dire che non ha punti dove lo sporco si può attaccare. Dopo 3 passi la cacca è andata via. Schiacciamo una cacca con una scarpa. Io penso siano pochi che tornano a casa con lo stecchino, con lo spazzolino della moglie a pulire. E quindi comunque quella è la cacca che fermenta e che te la tieni a casa per una settimana. Cos'è peggio? Cioè, alla fine è meglio schiacciare la cacca col piede, meglio non andare a schiacciarla, dovendo scegliere è meglio andare a schiacciare. Che è lo spazzolino della moglie? Qualche domanda? Perché lo spazzolino della moglie? Qualche scherzo va fatto, dai! Ma faccia! Giusto il modello in benzina.
Qualche domanda? L'aspetto sociale, tu facendo il venditore. Aspetto sociale, allora. Ti sei reso conto che la gente guarda strano, no? In che città vivi? Io vivo ad Alessandria, ma lavoro da Palermo ad Aosta, perché comunque io gestisco reti di ristoratori di Buonipasto oppure di affiliazioni di carte di credito. Lavoro per sconti BancoPosta, per altre carte di credito così. Io dal cliente vado scalzo, ma comunque andare scalzo con 30 cm di neve desta qualche sospetto. L'andar scalzo dipende da noi. Può essere la cosa che ti fa diventare un barbone o un professionista estroso. Dipende da quanto fai la cosa con una serenità e con la sicurezza. Quindi comunque tutto quello che c'è oltre il piede è quello che determina. Se comunque tu vai da un cliente, sei una persona seria, parla bene, ma sei scalzo, la cosa di mentalmente viene da dire forse questo è talmente sereno e serio che non si mette il problema ad andare scalzo. Normalmente quello che c'è in giro sono più invidie che altro. Oh, quanto se potessi anch'io. Dico, domani non metta le scarpe, quando si alza la mattina e risolve. Quindi l'aspetto sociale conta moltissimo come ci si sente. Io dico sempre che i limiti sono nella nostra testa. Se voi vedete una persona che entra in casa ed è strana, andrete ad osservarla dalla testa ai piedi per capire cosa di strano. Cioè, una persona ti crea disagio, dici cosa di strano, allora i capelli sono a posto, i piedi, ok. Oppure potrebbe essere uno ai capelli arancioni e uno dice cosa di strano, capelli arancioni. Se però quello è un professionista che parla bene dei capelli arancioni, non te ne frega nulla, perché comunque non ci si limita a quello. È ovvio che se io entro in un posto tutto strano, così, a vedere se mi guardano, è ovvio che creo un disagio alla persona e quella dovrà trovare una motivazione al disagio. Quindi vi dico, personalmente io problemi non ne ho quasi mai avuto. Alla Reggia di Caserta mi hanno fermato, ma chi mi ha fermato si è preso un'ora e mezza di urla dal superiore. A Milano hanno fermato un ragazzo alla Feltrinelli. La Feltrinelli mi ha proposto una collaborazione sul vivere scalzo. Quindi forse sono più dei limiti che si hanno. In chiesa? In chiesa è un problema, cioè Gesù Cristo in teoria andava scalzo, San Francesco nudo, cioè quindi... Aspetta, c'è un posto peggio della chiesa, in banca? In banca sono andato a chiedere il mutuo scalzo, cioè non vedo qual è il problema. Cioè, tutti gli aspetti estetici dipendono dalla persona. Il vegano che ti fa due palle così, cioè non è ben accetto, è normale. Perché tu vieni a cenare a casa mia, se ti sta bene, ti sta bene, ti porti le tue cose, ma non è che devi venire a casa mia a offendermi. E allora io quando vado a cena a casa delle persone, so come sono le cose, mi porto le mie cose, devo stare attento a versarmelo prima io perché piacciono di più delle loro e quindi le finiscono ogni volta, però non vado a rompere le scatole. E quello dipende il modo in cui approcciamo. Altra cosa importante, camminare con le scarpe, praticamente creiamo uno stacco anche a livello elettrico tra noi e la terra. Allora cosa capita? Si crea una differenza di potenziale di anche 200 volt tra la testa e il pavimento. Vuol dire che se tu metti un filo elettrico tra l'orecchio e il pavimento passa della corrente. Come essere un elastico sempre teso. Sapete, il frigorifero, la messa a terra, noi, il nostro piede è la messa a terra. Quindi noi, camminando scalzi, abbiamo gli elettroni che sono liberi di salire e scendere dalla terra e siamo perfettamente in equilibrio con quello che ci circonda. Famosi radicali liberi che danno invecchiamento, che comunque danno stati infiammatori, andando scalzi gli dà la possibilità di muoversi e quindi andare a scaricarsi. Io scalzo da una parte e Sauro scalzo a un chilometro, siamo in equilibrio. Cioè se mettono un filo elettrico tra me e lui,
siamo in perfetto equilibrio. Quindi tu tocchi la persona anche senza toccarla. Vi sarà capitato con un amico, gli date la mano, vi prendete la scossa. Perché c'è una differenza di potenziale, cioè tra di voi c'è un elastico. Come toccate, scatta l'elastico. Due scalzi non si possono prendere la scossa. Quindi è bello anche questo, cioè comunque entrare anche in un contatto, oltre che fisico, elettrico anche. Dubbi? Sì, io ne ho. A livello di alimentazione, per esempio se una persona non è ancora vegana o vegetariana e decide di mollare giù le scarpe e di andare a piedi scalzi, allora, sono, cioè, che conseguenze può avere? Cioè, può ammalarsi, non ammalarsi? Allora, dipende. L'andar scalzo, a prescindere, ti aumenta le difese immunitarie, ti fa lavorare bene lo scheletro, quindi comunque il discorso dell'essere vegano con l'andar scalzo per me è semplicemente un modo di rispettare quello che mi circonda in tutte le forme. Ma questo non toglie che puoi essere una cosa e non l'altra. Cioè, perché io mi rivolgo soprattutto in ambienti vegani o comunque non a chi è vegano, comunque se tu sei qua vuol dire che un minimo l'ambiente ti interessa, e quindi se no non saresti qua, indipendentemente che uno sia onnivoro o vegano. Allora cosa succede? Se io ti propongo un modo di camminare rispettoso e sano, ovviamente questo è il contesto giusto. Però per me essere vegano e andare scalzo sono due cose talmente appurate di vita semplice e rispettosa che non trovo più una differenza. Quindi comunque per me è normale andare scalzo, per me è normale essere vegano, però sicuramente non hai certo una controindicazione a dire non sono vegano, spero non sono ancora vegano, e però comincio a buttare via le scarpe, perché tu il momento che prendi consapevolezza di quello che ti circonda, sicuramente magari è anche un percorso che ti aiuta poi nella scelta vegana, perché comunque camminare scalzi è un camminare rispettoso. Se io vado in un castagnetto, non è che metto i piedi dove voglio, sono io che devo adattarmi alla montagna, se no mi faccio male, e quindi devo andare in montagna senza far male alla montagna. Essere vegano vuol dire vivere senza far male a nessuno, ed è la stessa cosa. Sì, infatti forse ho fatto male la domanda. Io volevo sapere, nel momento in cui tu hai detto ma io smetto di camminare usando le scarpe, tu avevi già scelto di essere... No, è arrivato... un'alimentazione vegana o è stato... È stato quasi una conseguenza dell'altro. Okay. Perché comunque, allora, uno può andare scalzo così perché gli piace, ma è rarissimo. Perché comunque, soprattutto decidere di buttare via le scarpe non è una decisione così che si fa perché piace. Il discorso dell'essere vegano e andare scalzo per me è cominciato in maniera parallela. Quindi comunque ho cominciato a informarmi su quello che c'era intorno, su come ci alimentiamo, su quello che tocchiamo, e da lì è scattato tutto. E basta. Voi? Sì. Io ho camminato per la prima volta con te, per scalzo stamattina, e ho sentito la bella sensazione anche, però vorrei sapere di cosa dipende la sensibilità di piede, perché dopo un po' sentivo proprio dolore nella pianta del piede. Come mai? Allora, tornando, il bambino ha un piede che fa il piede. L'adulto ha un piede che si chiama piede ma non sa più fare il piede. Cioè l'abbiamo talmente distrutto a forza di usare scarpe che non è più in grado di reggere il peso del corpo. Ovviamente se io per anni non l'ho abituato, devo riallenarlo. Se io ho una frattura e una gamba ingessata a un anno,
ovviamente dovrò fare una rieducazione. Cosa vorrà dire? Che per chi ha troppa sensibilità al piede dovrà fare poco alla volta, sempre di più, in modo tale da allenare. Se tu domani vai a giocare 5 ore a tennis, torni storta, perché comunque il tuo fisico non è allenato. Se vai a correre una maratona, ovviamente schiatti. Va riallenato, perché comunque i legamenti non sono più rafforzati per sorreggere il tuo peso, e quindi la cosa va fatta gradatamente. Come allenamento cosa consiglio? Si fa molta gradualità. Quindi innanzitutto prendiamo di nuovo possesso dell'uso del piede dove ci fa piacere. Andiamo in montagna, vediamo un bel tratto, ci togliamo le scarpe, facciamo 300 metri a piedi e poi ce le rimettiamo. Cioè non è obbligatorio dire lascio gli scarponi a casa o me li porto e allora devo... Cioè sono lì, ci sono i lacci, si tolgono in un attimo. Oltretutto in montagna, in percorsi molto facili, un sandalo va benissimo. Cioè non si ha bisogno dello scarpone protettivo sempre, non serve proprio a nulla. Io da poco ero in Sardegna, 5 giorni in montagna, ho usato o scalzo o i sandali. Mi sono detto, ma come fai? Eppure mi vedevano qui e poi mi andavano a perdere, perché in montagna è un passo veloce io. Cioè non c'è nulla di male, anzi più il piede sta libero e più si muove bene. Quindi per allenarlo va fatto molto gradatamente. Le cose da evitare sono la camminata molto veloce, perché comunque fai lavorare gli strati di pelle a scorrimento e si creano delle vesciche, perché il piede fa così, tira, e gli strati di pelle sono talmente rovinati che scorrono l'uno con l'altro. E quindi comunque le prime volte passeggiare molto serenamente. Uno si fa 100 metri, 200, sempre di più, sempre di più. Un piede allenato lo teniamo in allenamento bene, sicuramente con posti tipo ghiaia o roba simile. Se io ho la fortuna di avere a casa un vialetto in ghiaia, se ogni giorno mi faccio anche una passeggiata vai e torni, sicuramente alleno il mio piede. E il derma, camminando scalzo, si spessisce. Questo non vuol dire che si forma callo. Si spessisce il derma, cioè rimane morbido, però molto più spesso. E gli strati del derma sono molto più coesi, quindi comunque slittano sempre meno. E basta, penso di aver risposto a questo. Sì. Allora, il pavimento di casa sembra freddo, perché comunque paradossalmente se siamo convinti che sia freddo, semplicemente disperde un po'. Le prime volte ci può anche sembrare, però dobbiamo cercare di sentire una cosa: il fatto che sentiamo freddo, il fatto che comunque ci dia fastidio, cioè nel senso che ci tolga calore corporeo, e questo è da valutare. Quando è che sia freddo? Quando il calore disperso è superiore al calore prodotto. Allora è vero che il piede scalzo disperderà un po' di calore, ma è vero anche che sarà lo strumento che ti fa produrre più calore. Quindi in generale il bilancio è a favore del calore, quindi tu disperdi un po' più di calore, ma il tuo corpo ne produce di più, perché il sensore piede dice di produrre calore. Un'altra cosa, usare le scarpe vuol dire comprimere le vene del piede. Le vene del piede sono superficiali, il piede non ha organi per scaldarsi, si scalda solo col sangue delle gambe. Quindi più sangue gli mandiamo al piede e più il piede sarà caldo. E quindi vedi che, e per quello ti dico, secondo me sopra i 5 gradi sia più caldo scalzi che con le scarpe, perché appunto gli facciamo girare il sangue. Relativo a questo, però, del pavimento, io vedo che tu sei seduto con le gambe sollevate. Sì. Quando sei a casa per te stesso, perché devo stare fermo magari sul pavimento che stai facendo,
camminando sicuramente mi scaldo, ma stando fermo. Stando fermo, certo che si affreddi, ma è normale perché se io. Allora, se io sto immobile, è ovvio che non produco calore e mi raffreddo. Però è vero anche che se io sotto la mia scrivania metto una pedana in legno o un tappetino, ho risolto. Cioè, l'andare scalzo deve essere bello. È ovvio che se tu qualcosa ti crea disagio, anche in montagna da poco, c'erano comunque, era sotto lo zero, finché camminavo stavo bene. Se mi fermo ho freddo, ma questo è normale. No, beh, io ti avevo detto questa cosa qua via internet, no? E non ci avevo pensato, io ho iniziato a fare lo scalzista d'estate in casa, nessun problema, però io ho il marmo, inverno a Milano col marmo è una botta di freddo. Certo. E poi tu mi avevi consigliato di mettere linoleum e tutto, però probabilmente io, cioè, dopo un mese di scalzismo d'inverno in casa sul marmo, i piedi li sentivo veramente, veramente freddi. Però no, magari stavo ore e ore magari al computer, però magari col piede sul L'Italia marmo. L'Italia non è il paese dove dovrebbe vivere l'uomo. Premesso, infatti. Comunque già abbiamo sbagliato l'attitudine. Perché l'uomo è fatto, cioè, tu usi i vestiti, vedi animali che usano i vestiti, l'orso polare sta su. E qua stanno gli animali che stanno bene qua, e l'unico l'uomo che si è ostinato a voler colonizzare il mondo e vivere anche dove non deve vivere. Ma siamo tanti, si mette tutti alla striscia d'obbligatoria. Ma solo quelli che valgono qualcosa mi porterei appresso. Quanti sono? E gli altri che ci fai a massa? Che fanno loro, stanno qua in Italia. Si mettono le scarpe. Freddo. Si mettono le scarpe. Cioè, il discorso è uno che comunque. Stare qua vuol dire adottare tutti quegli espedienti per poter vivere dove non possiamo vivere. Quindi comunque è ovvio che non si potrà magari star scalzi come in Brasile o come in Madagascar. Ma le Maldive sono pieni come i cittadini. Esatto. Perché stanno sempre scalzi, l'ho proprio notato, sembrano figli a papera proprio. Esatto, però dovremmo riprendere che quello è bello, cioè che il sano è il bello. Quindi quando si crea questo. Io ho sempre voleva tanto una questione tornando al discorso igienico, quello che ha detto lei mi ha aperto qualche cosa, perché io vado salto in casa, l'ho adottata nel mio giardino, ma in ambiti, diciamo, protetti. Non mi sento di andare in casa per una città, infatti. Ma in città non c'è il marmo, eh? In casa sì, in città non c'è il marmo. Allora, no, io parlo di freddo però. No, no, ma io non parlavo di schifo, io parlavo di freddo. Il marmo è molto più freddo del. Il discorso dello schifo è una cosa mentale. Il discorso è che comunque in primis uno deve fare quello che gli fa piacere. Però se io sono costretto. Allora, innanzitutto spesso uno dice non riesco a superare e poi praticamente qua hai le scarpe. Sì, e quindi non è solo quello il limite. Ecco, le scarpe perché siamo in un luogo comunque che io non lo conosco, me lo proteggono. Sì, però è più una cosa solo mentale, perché a livello igienico è una cosa che non esiste. Cioè, nel senso, comunque questo limite poi si espande molto di più. Però il discorso è uno dovrebbe un attimo riflettere e vedere, i soldi gli tocchi, il bancomat lo usi, non è che, eppure lo schifo c'è nel bancomat, 100 volte, però la società perché si assimila per terra sporco? Perché ti hanno detto metti le scarpe, metti. Alla fine sei entrato dentro quella cosa, ma è la stessa cosa sul mangiare la carne. Mangia la carne che diventi anemico, mangia la carne. Cioè, quando tutti ti dicono questa cosa, uno se ne va a convincere. Scusa, Giorgio, posso dire sì. Una cosa? Siamo figli della generazione bianco, più bianco non si può. E ci illudono che quel bianco è cosa buona e giusta. No, sono devota sul fatto che più bianco è peggio è. Ava come l'ava. Però comunque se sporca, sporca. Io non ho problemi ad andare in montagna, che al mare, ma in una città. Io premetto che
sostenendo lui, ma non sono una scalza, sto scoprendo un mondo a me completamente sconosciuto e che mi piace molto. Tra l'altro tutto quello che ha detto finora mi è piaciuto tantissimo. In questo momento lo cosa? Ah sì, assolutamente. E te la devo dire tutta, salendo quelle scale ho fatto una difficoltà tremenda a togliere dalla mia mente tutti quelli che erano i pregiudizi. Ah, perché mi sono vista, guardata, un po' quello che diceva lui, no? Io entro in banca, entro in un ambiente in cui non sono sicura di me stessa, ok, scalza. E che cosa penso? Cavoli, chissà come mi guarderanno male questi, ok? Se invece io fossi sicura della mia alimentazione, allora io sono sicurissima della mia alimentazione, che è un'alimentazione vegana. Nel momento in cui una persona mi viene a dire qualcosa, so benissimo, sono orgogliosa, ok, di quello che vado dicendo, perché sono sicura. Però allo stesso tempo è vero quello che dice la signora, comunque ho fatto una notevole difficoltà, e il fatto che lui diceva, però in effetti questo è un ambiente sicuro, ok, se di sicuro dobbiamo parlare, ma è anche una questione probabilmente mentale, no? Sono un commerciale, un venditore. A che fare col pubblico, se il cliente lo conosco sì, se non lo conosco metto i sandali, ma capita spesso, cioè, di fare contratti scalzo, non capita niente. E l'andare scalzo serenamente, l'impressione che dai è questo è uno che si può permettere ciò che ama, e dà serenità a questo. Da tanta serenità. Però dipende pure il campo di lavoro, scusi, dipende pure il campo. Ammazza, faccio contratti in oreficeria, venditore, faccio contratti, cioè, sono un commerciale. L'ambito peggiore, lui lavora nell'ambito peggiore. Io lavoro per sconti Banco Posta, le fidelizzazioni delle loro carte di credito. Cioè, non c'è il problema. Io sono andato a chiedere il mutuo scalzo. Parto scalzo, venendo scalzo. Tanto l'usuraio, se ti deve fare il mutuo, anzi, cioè, non gliene frega niente se ti scalzo. Quindi, comunque no, sia. Sì. Cioè, l'aspetto che quello che trasmetti è dato da tutto l'insieme, è dato soprattutto dalla serenità che tu emani. Più tu sei sereno, prendiamo per esempio l'allattamento al seno. C'è la donna che allatta lì tutta nascosta. E la cacciano via. Perché? Perché allattare di tutto di nascosto crea disagio. Quella che prende tra. Anche portare i bambini nelle fasce in un modo che i carrozzini ti guardano con un'arena. Se tu sei sicuro di quello che stai facendo, ti guardano in maniera diversa. Mi sorridono e magari dicono: ah, ma che bello, come sta bene? Che bello è Ma infatti è molto importante. All'inizio io ero intimidita e esatto. Scusa, ma non ho sentito anche guardare, cos'era la premessa? I bambini nelle fasce. Ah, i bambini nelle fasce? Sì, quando tiene il bambino con la fascia. Al posto del passeggino. Ah, ok. Sì. Scusami, tu hai sempre indietro lo scalo. Sì. Ma c'è il supermercato, devi andare in mano nei corsa. C'è la possibilità che si sia prima per terra, o devi andare in mezzo con te. Giorgio, ma permetti, io non ho detto. Allora, a me è capitato da poco dover andare in un bagno della stazione, ero lì, i piedi ciaf 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 nello schifo. Ma lo schifo che ho schiacciato era meno di quello che ho toccato con la mano sulla maniglia, e te lo garantisco. Quindi è vero che fa schifo, perché a nessuno fa piacere schiacciare, però è a livello mentale. Anche perché camminando io, dopo un po' di erba che ho schiacciato, quello che ho schiacciato è andato via, sulla mano mi è rimasto. E se è la microferita nella mano che non ti accorgi di averlo? Allora, tu ti fai nelle mani una serie di piccoli tagli che neanche te ne accorgi. Tu sei sul pullman, tocchi una vite sporgente, ti taglia un po', fai così e te ne sei dimenticato.
non è che corri a casa, disinfetto il dito così, chiamo l'ambulanza. Eppure la vite che ti ha tagliato qua è molto più schifosa della pipì di qualcun altro. Perché? Perché in un pullman ci sono i respiri di tutti quanti. Quindi comunque è che noi il piede mentalmente lo consideriamo da proteggere e la mano ce la tagliamo continuamente. Non penso, io mi sono tagliato svariate volte con la carta, ma non mi è mai venuto in mente di smettere di leggere libri o di leggerli con i guanti. Cioè, eppure tutti quanti, e tagliarsi con la carta, vi assicuro che c'è lo schifo sulla carta che non ne avete idea. Allora, uno, non avendo fatto un voto di andare scalzo, quando non ho piacere, usandolo in macchina, bene o male, ce l'ho sempre. Sulla neve, se tu vai sul sito viverescalzo.it, trovi, ci sono decine e decine di foto nella neve. E vedere le signore impellicciate mentre spali la neve dalla macchina, ti garantisco che varrebbe solo quello la pena. La neve, se ci stai non troppo tempo, non è fastidiosa, cioè comunque nelle uscite normali, dove non è che è ovvio, se il tuo ragazzo ti fa aspettare un'ora e mezza alla neve in piazza, neanche io ci riesco. Ma se io devo uscire, ad Alessandria ha fatto 50 cm di neve, io sono sempre uscito, cioè andavo in piscina, facevo i miei fossi nella neve camminando, ma non è un problema. È un discorso che se quando ha fatto meno 20 gradi ho usato i sandali, ma meno 20 è pesante, è tutta questione di abitudini. Sicuramente sino ai 0 gradi sì, però se non è più piacevole non lo fai più. Cioè il fatto che tu usi i guanti non vuol dire che devi scegliere li usi o non li usi. Io in montagna ho passamontagna, cappello, guanti. Anche quest'inverno, quando arrivavo alle vette, mettevo cappuccio, passamontagna, cerata, e poi come riscendevo verso valle cominciavo a togliermi tutto. Non è che dice no, è troppo facile così, o usi il passamontagna o non lo usi. No, cioè la scarpa è un indumento, lo mettiamo quando serve. E in vette hai messo il sandalo quindi? No, il sandalo l'ho usato in zone di calcare molto tagliente, che comunque con 16 kg di zaino sulle spalle, camminando 7 ore al giorno, è pesante, perché io sono 2 anni che vado scalzo, il piede ci mette tempo a riprendere. Cioè dopo 37 anni che ho usato le scarpe, qualche anno ci vuole. Considerando che io vado parecchio scalzo, però 2 anni sono ancora pochi. Certo, lo alleni, pian piano lo alleni. Più vai scalzo, anche se può sembrare strano, meno dolore senti, però più sensibilità hai. Perché comunque i recettori del piede, che sono più di quelli della mano, ovviamente essendo stati anestetizzati per anni a avere sempre la solita informazione, indipendentemente da quello che gli capita intorno, non capiscono più nulla. Il primo periodo vanno in tilt, perché dice come una pietruzza, cioè. E quindi cosa succede? Invece gli rialieni, il derma rimane più sano e sfrutti tutte le informazioni che ti dà. Le informazioni che ti dà sono elaborate in tempo reale. Vuol dire che noi ogni passo che facciamo lavorare il nostro cervello. E questo è importantissimo, è considerato comunque come un qualcosa che previene l'Alzheimer, per esempio. Perché comunque una persona anziana che più che a camminare da una parte all'altra e quindi non pensa a nulla, il cervello è obbligato a elaborare tutte queste informazioni. Sicuramente questo si è visto anche dagli studi, i popoli scalzi comunque hanno meno fratture in casa rispetto ai popoli calzati, perché immaginate una persona anziana che ha già difficoltà perché ha perso sensibilità,
e in più c'è un filtro ulteriore, cioè tua nonna non sente in più e come così io gli dai tappi per le orecchie, cioè non ha nessun senso. Quando io scalzo, corro sulle scale, io mi rendo conto che i piedi li sfioro sul gradino, cioè passerò a mezzo di mille, cosa che non puoi fare con una scarpa. Scusa, ma mi per terra? No, io qua sì. In Italia no, lui sì. Io sì, pensavo che fosse una conseguenza di... No, allora il discorso di dormire a terra è abbastanza importante, però è già diverso, nel senso che lì hai un contatto quando dormi. Sicuramente interessante, è qualcosa che vorrei approfondire, perché l'idea mia è quella di comunque crearmi un letto a terra in sabbia, cioè crearmi una spiaggia in casa, il che è completamente diverso. Quindi comunque strutturerò una stanza con i tubi dell'acqua calda che passano sotto la mia spiaggia e dormirò lì. Però nella casa adesso vivo in appartamento e non lo posso fare, però è sempre un aspetto di rimanere in contatto un po' diverso. Ma scusa, se posso... Aspetta. Sì. Mi parlo di ciabatte, mi era migliore di quello che sembrava, e in cotone. C'è lo stesso contatto? Allora, il contatto c'è per un motivo, perché tu cammini e si crea comunque il sudore, inumidisce in qualche modo, quindi anche il contatto elettrico c'è, elettrico. Oltretutto, il piede cammina come un piede, quindi già è sano. Però ti dico, non sottovalutare il discorso di andare scalza. E se hai proprio la misura di 30, che quest'anno ci riesco senza problemi, l'inverno camminando sul pavimento freddo. Però prova a valutare il discorso sul discorso camminare e stare fermi. Perché sinché cammini difficilmente hai bisogno di scarpe. Poi magari se a casa stai ferma sicuramente ti fanno comodo. Quello che consiglio sono le classiche calze della nonna, perché non essendo elasticizzate non schiacciano il piede, non collassano le vene. Le vene, se voi guardate nella mano, provate a schiacciare una vena, si collassa senza nessuna pressione. Quindi anche una calza aderente ti fa collassare le vene, non ti fa circolare il sangue. Quindi le calze di Citus sono quelle che poi da poco ho consigliato a mia sorella, che mi ha chiamato, che aveva 3 paia di calze, si congelava. Io ho detto, togli tutto, trovati il calzettone più largo che hai e mettitelo. Mi chiama dopo 2 ore, giù anche i piedi caldi. Perché? Perché ha permesso al sangue di circolare. Dicevi? Sì, no, il discorso del dormire per terra e lo scalzo sono talmente collegati, sempre per il luogo di nascita. Noi siamo nati per dormire sull'erba e per camminare sull'erba. Siamo nati in teoria nella Rift Valley in Kenya. Quindi lì a 800 metri d'altezza, e quindi lì sei nato per mangiare la frutta, camminare sull'erba e dormire. Ma il dormire, cioè ovviamente noi non siamo fatti per dormire né sulle doghe, cioè su un pezzo continuo, discontinuo, né tantomeno sulla rete. Quindi paradossalmente per me è più facile dormire perché non ti vede nessuno, mentre per fare la giunta sulla giunta, quando io vedo te o un altro come te, mi viene più naturale mettermi in scalzo per una questione di neuroni mirror, che sono i neuroni specchio. E lo stesso motivo per cui essere fruttariani al 100% in un raduno fruttariano è facilissimo, fuori è difficilissimo, e io sono qua scalzo, ma a casa mia no, perché ho provato in casa, non perché c'è meno schifo, ma perché è, come così sto per diventare fruttariano gradualmente, ho detto proverò a diventare gradualmente scalzista in casa, e quando sarò abituato, perché il marmo non è il cemento. Scusa, il marmo. Il punto più facile per andare scalzi è quando si va fuori. Cioè, andiamo spessissimo in parchi e in ambienti che sono protetti. E poi ti dico, se cammini e ti fai male con un legno, non fa niente. Cioè, non è che non vai più in pullman perché un giorno ti sei tagliato un dito in pullman. Cioè, è quello che dico, i pericoli sono finti pericoli. Qualcuno? Sì? Allora,
Allora, vediamo un attimo a livello mondiale come è diffuso l'andar scalzo. In paesi comunque come la Nuova Zelanda e l'Australia è praticamente normale. Quindi trovi il direttore di banca scalzo, cioè non cambia niente. Vai a un colloquio di lavoro scalzo, normale, cioè non è che se hai il cappello ti trattano male e se non ce l'hai è diverso. A livello europeo sicuramente c'è una cultura del piede, più in alto vai più c'è cultura del piede. Le prime scarpe che rispettano il piede sono quelle tedesche in generale, tedesche o del nord Europa. Quando noi avevamo i sandali stretti, lì c'era quel sandalo, le brickstock larghe, che quelle, vi dicevo, rispettano il piede come forma ma non hanno flessibilità, però già lo rispettano come forma. Quindi c'è già una cultura del piede molto più avanzata rispetto alla nostra. In Germania addirittura adesso a livello legislativo sino ai 12 anni bisogna spingere i ragazzi ad andare scalzi, cioè sono proprio molto avanti. Perché? Perché hanno visto che le spese della sanità con l'uso della scarpa sono troppo elevate. Quindi piuttosto che distruggere i piedi ai bambini, facciamoglieli crescere, il piede comunque cresce soprattutto sino a quell'età, 12-14 anni, e quindi si ha una cultura un po' superiore. L'America, come tutte le cose, cioè, ha dei controsensi che sono allucinanti, da una parte è troppo liberale, dall'altra è troppo proibizionista. Quindi comunque ci sono molti posti, ci sono molti impedimenti. Vabbè, si sa, l'America è un paese molto razzista e quindi ti trovi tantissimi posti che c'è scritto che non puoi entrare scalzo, quello capita in tanti posti. E l'Italia secondo me è pronta in questo momento. Perché comunque io ho visto un po' la situazione alcuni anni fa, almeno prima che mi muovessi in una maniera un po' più pesante, c'era un attimo di... faceva un po' strano. Adesso invece secondo me il momento è maturo. È maturo per fare il festival vegani, è maturo per far andare la gente scalza. Vi parlavo delle scarpe minimali. Perché? Perché le multinazionali stanno capendo che andare scalzo, che la gente vuol fare un passo indietro. Allora, siccome bisogna guadagnarci anche da lì, ho la novità, andare scalzi fa bene. Cioè, sembra che quasi si sia inventato l'andare scalzi, quando è la scarpa che è stata inventata. Quindi ti dico, in Italia non sono tantissime le persone che vanno scalze, c'è purtroppo una parte che va scalzo per protesta. È un po' come il vegano che è vegano per protesta, che è meglio che non esista, quello che fa danni. Perché quello che comunque spacca le vetrine delle pellicce, delle pellicerie, fa solo danno all'immagine di noi vegani. Perché ci va a ghettizzare. Dico, se le energie che spero... Se le energie che comunque queste persone utilizzano per rompere le vetrine, buttare la vernice sulle pellicce delle signore, le usassero nelle scuole elementari, servirebbe veramente magari qualcosa. Per spiegare l'anatomia comparata, che dal 1800 dice che l'uomo è fruttariano, quindi potrebbero... A quel punto, stessa cosa capita con gli scalzi. C'è tutta quella parte che va nel ristorante e il ristoratore si sente provocato. E quindi quelle sono le persone da cui bisogna tenersi un attimo lontani. Quello che propongo io, come vedete, è un percorso tattile, molto sereno. Io non vi dico, adesso buttate via le scarpe. No, vi ho detto usatele meno. E vi ho detto perché si possono usare meno. Non è che domani voglio che adesso qua ci siano 40 scalzi nuovi. Però sicuramente è che magari uno mi scrive su Facebook e mi dice ma lo sai che ho fatto il viaggio di ritorno scalzo e sono stato benissimo. Questa è la proposta mia.
ti dico, secondo me il momento è maturo, sempre allontanandosi da queste fasce estremiste che purtroppo ci sono, esatto. E una cosa, perché poi me ne dimentico, io volevo, chi è che ha figli sino ai 10 anni, non tanti, allora questo, la mia discussione era iniziata proprio i bimbi che hanno da insegnare alle mamme, cioè il gesto spontaneo del bimbo da insegnare alle mamme. Quello che io volevo proporvi era comunque, a parte guardare i nostri figli e lasciarli fare un attimo quello che fanno, non solo quello, ma di imitarli. Cioè, se al parco il figlio si vuol togliere le scarpe, perché lui deve fare come me e non io come lui? Oltretutto, potrebbe essere una buona scusa per fare ginnastica. La ginnastica ai piedi, che può fare anche un adulto, ma con un bambino è sicuramente molto più divertente, non sono chissà quante cose. Le cose che possiamo fare per irrobustire la struttura del piede è quello che ci facciamo fare a scuola: camminare sulle punte, camminare sui talloni, camminare sull'esterno dei piedi e camminare sull'interno dei piedi. Quindi camminiamo così, camminiamo sui talloni, camminiamo sulle punte, è molto importante perché soprattutto sulle punte si rafforza l'arco plantare. Quindi sulle punte forse è più importante il problema. E poi giochiamo con i nostri figli o con i bambini o quello che capita. Si prendono gli oggetti col piede e si spostano. Per esempio, si possono fare le staffette con i bambini, quello si prende un oggetto e si sposta e si porta avanti in questo modo. Così cerchiamo un attimo di riprendere la piedalità, cioè comunque l'utilizzo del nostro piede. E basta, penso di avervi scritto. Nei bambini, come dicevi prima, chi ha delle malformazioni varissimo valgismo, come pensi che posso andare avanti? Se hanno le scarpe o se hai contro le correzioni, cioè, lì dipende direttamente, lì dipende il livello. Cioè, sicuramente un po' di piattismo, un po' di valgismo non fa nulla. Perché noi, non so, ti ha visto tutti i giorni, c'era un cane a 3 zampe che camminava, te ne accorgevi solo se lo vedevi da davanti, perché comunque l'uomo riesce ad adattarsi ad eventuali malformazioni, eccetto che non siano oltre certi limiti. Spesso le protesi fanno più danno di non avere la protesi. E a proposito questo, sul piede piatto, quello che consiglio è di mettere, io avevo i piedi molto più piatti, adesso comunque stavo riprendendo un po' di curva, prima ce l'avevo completamente piatti, mettere un supporto mi uccide il piede, perché voi immaginate, avete gli ammortizzatori scarichi della macchina e il meccanico, ci mettiamo 2 zeppe in legno, la macchina è perfetta, ma non ammortizza più. L'arco plantare deve fare questo lavoro, deve aprirsi e richiudere, aprirsi e richiudere, quindi come una balestra si carica e si scarica. Il momento che io ci metto il plantare, il piede non fa più il piede, cioè non do più la possibilità, già il mio piede è aperto, così lo vado a uccidere completamente. Tant'è che tutti quelli che vanno scalzi e che avevano i piedi piatti, cioè basta leggere. Ovviamente lì è inutile che parli studi, che non ce ne sono studi, ma come non ce ne sono studi a lunghissimo tempo sull'essere vegani o sull'essere fruttariani, dobbiamo per forza attenderci alle cose che si sente. Non ci sono studi, cioè tu potrai trovare tutti gli studi che i bambini vanno allattati ogni 3 ore e non troverai uno studio di 40 anni dei bambini che vanno allattati quando hanno fame. Quindi comunque dovrai vedere anche un attimo quello che poi capita. Tu vedi che un bambino allevato in un modo è più sano, anche casualmente è sempre più sano, però non conviene a nessuno dirlo, perché la cosa più conveniente è dire no, bisogna svezzarlo dopo 2 mesi
E comunque questo va preso alto. Il fatto che io andavo avanti a iniezioni di antinfiammatori per il dolore alla schiena e non prendo più un'iniezione non fa comodo a nessuno, perché io non sto più dando soldi in medicine. Io ho 2 anni che non prendo nulla, cioè mi sono disinfettato una volta un dito, quello è il massimo di medico che ho potuto prendere. Però è molto importante questo, il discorso che tutto è gestito comunque da chi ha interessi economici. Stanno cercando, a proposito delle scarpe, per esempio, di calzare tribù con la scusa di aiutarli, stanno facendo delle raccolte fondi per calzare delle tribù. Vuol dire andare a portargli i funghi, le verruche, le distorsioni, le ernie del disco, gli strappi ai tendini del ginocchio. Cioè gli stai portando delle patologie che non avevano. E allora capisci bene che casualmente è la Nike che sta sponsorizzando quello. Cioè, e quindi dovrei anche andare a riflettere perché lo sta facendo. Un popolo non ha bisogno di scarpe, ha bisogno di acqua potabile. Quello sì. E allora dobbiamo tornare indietro. I medici spesso parlano in buona fede. Però chi è che gli ha insegnato le cose? Cioè, sono le multinazionali gliele hanno insegnate. Medici che sono liberi, quanti ce ne sono? Sì, scusa, io ho avuto un problema alle arcate del plantario, poi chiede da buttare via gli atti, fascite plantare, fascite d'Achille, tante altre cose. Sono stato fermo 4 mesi, arrivato dalla corsa perché ancora piede. Sì. Allora, il progetto che mi chiede di farlo finire. Facendo delle scelte ortopediche, però poi devo ancora perché probabilmente mi hanno rialzato, io le ho ancora, mi aiutano, cioè io posso tornare ancora. Sono un foglio che ho provato in questi giorni a stare scalzo ed è stata un'esperienza magnifica, era come se ritrovassi un'energia mancata. Volevo chiederti, posso fare 10 secondi di corsa e casomai procurare il giro del campo sportivo di piedi scalzi, cioè può essere utile a... Allora, se tu vedi anche allenamenti moderni di squadre anche grosse, stanno integrando con le corse scalze. Comunque, ovviamente, se tu corri scalzo bene, vuol dire avampiede ed eventualmente il tallone, se il tuo fisico ti dice il tallone, se no, no, e su ambienti tipo l'erba, veramente non hai controindicazioni. L'unica cosa che devi stare attento è di non strafare, perché tu usi i gemelli in maniera diversa. E quindi è ovvio che se tu, che sei allenato a fare un tipo di corsa, oh che bello sull'erba, mi faccio un'ora, poi rischi di farti male. Anche perché hai una corsa proprio, come si diceva, rullata del piede, no? Esatto, invece lì è completamente diverso. Però è vero anche che tanti maratonetti stanno passando dalla scarpa alla scarpa minimale. E quindi comunque ad una corsa che è naturale. Comunque ho visto che i maratoneti e i velocisti tendono a esserci totalmente sulla rampiera, cioè ben pochi usano questa rullata perché... Beh no, il maratoneta la usa. Il maratoneta? Non lo so, ho visto diversi maratoni in televisione, campioni... Allora, per... La scarpa comunque per la corsa di... scusa, la scarpa per comunque questo è molto minimale, cioè non ha il tallone super rialzato, perché tu con la classica scarpa molto protettiva non riesci proprio a correre sulle punte. Con scarpe molto minimali ci riesci. L'unica raccomandazione che io do è quella appunto di non strafare mai. Adesso probabilmente a settembre vediamo se riusciamo a fare la prima corsa agonistica scalza a Milano. E ovviamente si correrà sull'erba e sarà breve.
difficilmente supererà i 5 km. Però quello che ti dico, corri sempre in ambienti protetti, proprio perché tu, avendo tanta potenza, dovrai andare ad usarla, cioè dovrai cominciare facendoti delle corsette, quindi magari ti vai a riscaldare come ti pare, dopodiché ti fai la tua corsetta sull'erba tranquillo, senza mai tirare troppo. Se il terreno ha troppa aderenza, stai attento a non proprio a correre molto piano, perché quello che fa tantissimo male è l'aggancio e lo strappo, perché fai slittare gli strati di derma e gli scolli. Quello è quello che devi evitare, se no corri, ti vengono le vesciche e smetti di correre, invece riprenderlo così. Poi, per quanto degli accorgimenti facciano bene, considera che comunque tutti noi abbiamo un piede che non ha fatto il piede per 30 anni, quindi una volta che tu distruggi tutto, bisogna vedere cosa capita. Per quello che a me interessano i bambini, cioè perché dovrei rovinare il piede per poi cercare di rimettere a posto le cose. Sì, no, volevo dire una cosa sullo sport, che volevo dire, tu hai parlato di maratona, no? Ma così come analogamente forse il più grande di tutti gli atleti di tutti i tempi, Carl Lewis, era vegano, e ci sono molti atleti vegani che hanno accesso al massimo livello come la Navratilova o Edwin Moses, però ce ne saranno tutta un'altra serie di alto livello che non conosciamo. Analogamente nello scalzismo c'è un atleta di altissimo livello che, avendo vinto la maratona, era di altissimo livello, che è Abel Bikila, che corse, mi sembra che corse tutta la maratona scalzo. E quello che ti chiedo, Abel Bikila è un caso conosciuto, però ci saranno, come nei vegani non conosciuti, ci saranno altri magari atleti di buon livello. Allora, Abel Bikila fa parte di una scuola vecchia, quindi comunque lui correva scalzo e quindi come era abituato a correre ha fatto la maratona. Lui ha cominciato a usare le scarpe più che altro spinto dagli sponsor, perché poi ha cominciato anche lui a usare le scarpe. Adesso avviene il contrario, atleti che non esistono più, atleti che sono nati scalzi e che corrono scalzi. Esistono atleti che invece correvano con le scarpe e pian piano stanno tornando a correre scalzi. Maratone scalze, cioè maratoni di scalzi ce ne sono parecchi. Qua in Italia ne abbiamo almeno un paio. Uno sta a Torino, non ha tempi enormi, però è sempre un maratoneta che si fa le sue 3, 4, anche 5 maratone l'anno. E ce n'è un altro, adesso non ricordo, che ho scritto un articolo sul mio sito, che ugualmente corre scalzo. Però è importantissimo, sta aumentando tantissimo gli atleti che corrono con le scarpe minimali. Perché? Perché sono quelle che permettono la meccanica del piede scalzo pur non avendo un derma allenato ancora a correre. Però significa che comunque ci si fa attenzione. L'ultimo, questo che parlavo io, che è comunque il testimonial della Vibram, quindi di una ditta della... che fa scarpe minimali, che sono le famose Five Fingers, diciamo. Quelle, le scarpe tipo un guanto con le 5 dita. L'ultima maratona quest'anno a febbraio a Roma, la corsa scalzo, e ovviamente lui il movimento lo conosce benissimo, non ha sicuramente il derma abituato, però si sente sempre di più, perché tutte le maratone il gruppo è più grosso, la Vibram sta investendo una quantità di soldi impressionanti. E se lo investe è perché un atleta ha piacere a correre senza tendiniti e senza altri problemi. Chiunque, cioè anche io ho fatto atletica, cioè le tendiniti per un atleta sono normali. Cioè non è che dici, oh, ti è venuta una tendinite, è normale. Ma una leonessa non è che dice, no, oggi ho la tendinite e non vado a caccia. Non ha la tendinite. Ma perché? Perché corre quanto deve, dove deve, nel modo in cui deve. Cioè, stai tranquillo che se gli metti le scarpe alla leonessa gli viene la tendinite anche alla leonessa. Cioè, la Vibram mi pare che è italiana, tra l'altro. La Vibram è italiana, casualmente. Sì. Però è sempre una multinazionale. Però è sempre una multinazionale. La porta leggermente. Allora, lì, il discorso è uno. Hanno stanno cavalcando questi. Allora, il discorso delle... Vengo da un mondo del genere. Delle multinazionali, la Vibram sicuramente è una multinazionale. Chi si sta avvicinando a questo tipo di scarpe comunque sono case molto
evolute e molto grosse. Che possono fare pubblicità molto. Che possono fare tanta pubblicità. È vero anche che è tutto un compromesso. Nel senso che, visto che comunque le scarpe te le compri e le compri normalmente da una multinazionale, perché se fai atletica, per forza di cose, non c'è l'artigiano di Prato che ti fa la scarpa da atletica. A quel punto non se la metterebbero neanche, credo. Non se la metterebbero neanche. No. Allora, io ho fatto atletica e ti assicuro che sulle scarpe c'è un abisso tra una scarpa e l'altra e ti accorgi della scarpa evoluta da quella meno evoluta. Giusto? Ed è impressionante, perché quando tu cominci, tu fai una 400 metri, la pressione che dai in curva, cioè ti cambiano le scarpe in una maniera incredibile. E comunque si possono permettere di fare scarpe ad alti livelli solo dite che investono veramente cifre da far spavento. Sinché esisterà l'agonismo, esisteranno le multinazionali, punto. Questo è proprio un dato di fatto. Poi è ovvio che sullo sport amatoriale il discorso è diverso. Su una scarpa minimale il discorso è già diverso, perché la scarpa minimale può anche costarmi poco, che è minimale, perché la scarpa minimale è quella che deve fare il meno possibile. Quindi non le regalo, credo. No, vengono però su quel settore si potrebbe anche eventualmente intervenire su qualche ditta un po' più piccola. Lì bisogna vedere un attimo come va avanti in parallelo il discorso di chi sta attento all'ambiente e il discorso di chi vuole andare scalzo. Cioè, io però fa gomma da centinaia di anni e tu lo sai che la gomma tra 4-500 anni ce la troveremo sempre a giro. Sentirsi dire qualcosa dalla vibra, ma sai, è il massimo di quello che si può dire, che gli altri fanno tutti surrogati, ma la vibra fa proprio gomma a gomma, quindi tu sai che quella gomma non è mai biodegradabile e quindi prima che la vibra si faccia questo suo percorso di sporgamento dovrebbe venire, insomma, che pesi. La vedo proprio perché... Ma tu che di cosa ti occupi? Di scarpe. Quindi ci sentiamo dopo. Perché... Sì, ho bisogno di parlarti proprio per questo, sono un disegno. Allora, no, per interesse, in senso. Quello che adesso apriamo una parentesi sulle scarpe. Noi qua abbiamo visto dei produttori di scarpe, niente da ridire per i materiali. Però non esiste ancora una scarpa che, oltre a rispettare l'ambiente, rispetti veramente anche il piede. E non è che sono talmente poche. Se io vado in un negozio, se ce n'è una su 100 sono fortunato. Se io vado in una scuola elementare e guardo i piedi dei bambini, tre quarti hanno piedi che gli stanno, hanno scarpe che gli stanno sfasciando i piedi. Quindi no, quindi quello dico, il fatto di andare scalzo non vuol dire non prendere in considerazione le scarpe, anzi vuol dire prendere in considerazione e saperle scegliere. Allora, il piede si deve muovere. Allora, non so se avete... Le nostre nonne, le nostre suocere, le nostre mamme che ci dicono no, devi assolutamente prendere la scarpa. Ti dice anche di darlo omogenizzato... Esatto. Però parliamo di scarpa. No, la scarpa meno c'è e meglio è. Allora, il bambino con la scarpa cammina così. Cioè poggia le piante dei piedi, non ha la collata. L'uomo ha due andature, la corsa e la camminata. La camminata ha la rullata. Quindi tallone, la parte esterna e l'avampiede. Poi così alla fase propulsiva dove pieghi anche in maniera molto accentuata le dita. Questa è la camminata. La corsa invece è diversa, hai praticamente l'avampiede. Scende, se il terreno ti può permettere di dar pressione col tallone, il tallone poggia, se no ti accorgi che sfiora proprio giusto a sentire che c'è e poi ti dà la spinta in avanti. Quindi cosa succede? Una scarpa dovrebbe intervenire il meno possibile. Quindi il bambino sicuramente scalzo non deve imparare a camminare con le scarpe, perché tu lo stai uccidendo veramente. E quindi alla fine, se scalzo non ci sta perché magari ha freddo, tu gli tocchi le mani. Se le mani sono calde vuol dire che non ha freddo. Se la pianta del piede è fredda, che male c'è? Che fastidio ti dà?
toccagli la il dorso. Io ero a Vicenza, c'erano 3 gradi, una cliente mi ha detto, ma glieli posso toccare i piedi, mi perdoni? Mi tocca il dorso e fa, ma sono caldi. E ho detto, ma non sono masochista, cioè se io me ne vengo scalzo vorrà dire che sto bene. E quindi al massimo usare una scarpa, una calza antiscivolo, ma non il calzettone, calza fine, in cotone, giusto per dire. Oltretutto, che cosa capita nella calza? Il bambino suda, diventa umida e gli ghiaccia il piede. Quindi è una finta protezione, lo sporco rimane appiccicato alla calza, quindi non è che con la calza non si sporca il piede, impasta tutto, sudore, sporco, cioè fa veramente uno schifo con la calza. Oltretutto andiamo a pensare, noi abbiamo un bambino che pesa 8 kg con una suola di mezzo centimetro, tu ne pesi 80, in proporzione dovresti avere 5 cm di suola, cosa senti? Cioè, ancora, con le scarpe vostre, se muovete i piedi riuscite a fare un po' a muovere la suola. Il bambino no. È come se tu gli metti degli zoccoli in legno. Quindi, comunque, questo va considerato. Quindi, una scarpina, tu dovresti prenderla e accartocciarla così. Adesso, per fortuna, stanno facendo delle suole praticamente da 2 mm, con la tomaia talmente morbida dove tu prendi la scarpa e te la metti in tasca. Quella è una scarpa ottima, quella che non ha niente. Niente sarebbe il meglio in assoluto, quindi nessun sostegno per quel motivo. Se tu all'arco non lo fai lavorare, lo stai uccidendo. Lo vai ad atrofizzare e poi giocare con i bambini. Perché gli devi far prendere... Le mani le usa tanto. Fagli prendere le cose con i piedi, è la stessa identica cosa. Probabilmente ci rimani male perché lui lo farà molto bene e tu no. Io a casa, molti armadi non hanno le maniglie perché le apro con i piedi. Così comodo, arrivo con la roba da mettere dentro, con le mani occupate, apro col piede e la metto dentro. Quindi, infatti quando mia sorella mi dice ma come si apre l'armadio di camera, ti ho fatto col piede, tu hai quelle scarpacce che non ti permettono di usarlo. Scusa, su questa cosa, anche perché tu hai fatto una chiusura prima sul fatto del piede, il piede prensile, secondo te se non viene rovinato il bambino, alla fine potrebbe avere un piede quasi prensile? Il piede è molto più prensile di quello che sembra. Innanzitutto, se non è rovinato, considera che il piede sta molto più largo, perché comunque deve seguire il tendine, quindi già è un piede molto più largo. E poi riesce a prendere tantissime cose. Se a me cade una cosa per terra, io non ci penso neanche, cioè la prendo col piede, è finito il discorso. Non è... I giochi da far fare con i bambini, cioè, altro che Maradona, quindi. No, i giochi che da fare con i bambini poi sono proprio quelli: prendere oggetti di varie dimensioni, proprio prenderli con piede, spostarli e giocare così. Un'altra cosa, la scarpa deve far muovere le dita. I vecchi disegni dei scarponi, ci avete presenti? Lo scarpone con la palla davanti. Quindi scarpone in cuoio, però le dita si muovevano. Adesso non le muovi più. Quando tu hai freddo negli scarponi, muovi un po' i piedi e ti si scaldano. Quindi cercare una scarpa dove il piede ci sta bene. Quando io giro la scarpa, appoggio il piede, la scarpa deve essere più grande del piede. Voi provate a casa a vedere quante scarpe sono più piccole dei piedi. Qua, quasi tutte. E quindi a quel punto... Esatto. Quindi devono essere alte, però ci sono. Ce ne sono scarpe fatte bene comunque. Perché un matrimonio che ho fatto da autista, che per 10 minuti ho usato le scarpe e poi il resto l'ho fatto scalzo, ho dovuto comprare delle scarpe. E le ho comprate, c'è una ditta italiana che fa comunque la pianta extra large, quindi fa sia le taglie in lunghezza che le... Quindi molto larga, ma anche molto molto alta. Io toccavo ugualmente, perché però ti dico, quella è la scarpa,
non me lo ricordo. Però comunque dobbiamo vedere una scarpa che ci fa bene. Una scarpa come la tua, che te la puoi infilare e togliere, già è larga, è fatta bene. Però te la puoi infilare e togliere. Significa che in qualsiasi istante tu metti e togli. Quindi molto importante. Sì. Uccidono il piede. Allora, la scarpa di Lococca, MTB, praticamente come funziona? Ti tiene a una specie di suola a banana e ti tiene il piede instabile. Allora cosa succede? Questa instabilità ti fa lavorare come se fossi in barca a vela, a correggere praticamente momento per momento la posizione, e ti fa effettivamente bene al resto del corpo, ma il piede lo uccide, perché il piede non fa più nulla. Oltretutto, noi andiamo a parlare di contatto, tu stai 5 cm da terra o di più, cioè ti uccidi, perché tu già senti poco con una suola piatta. Con quella l'informazione è identica. Se io prendo un sasso, con quella scarpa me ne accorgo, e quindi anche se è attutito lo sento. Con l'altro il piede si annulla completamente. Quindi quelle sono proprio da prendere, cioè, e da sparare, perché fanno... Ma che fa un danno. Che fa un danno. Ma infatti ti ho detto, alla schiena... Allora, tu sei in un equilibrio instabile. E la scarpa al chiodo verticale non gli fa proprio nulla, cioè, no, dico, la scarpa normale non gli fa proprio nulla, quindi dei chiodi di fianco, sul fianco della scarpa entrano e mi entrano nel piede, come è successo che un chiodo che è andato nel fianco del piede, perché trovi una tavola con i chiodi di cantiere, non la vedi, si rompe il shine e entra qui. Comunque quelle scarpe creano un equilibrio instabile che veramente che ti può tonificare in parte, ma che ti fa veramente male, perché l'uomo non è fatto per andare a vivere in barca a vela continuamente così, e quello è il funzionamento. È vero che ti fa il sedere bello, sei sempre lì così, cioè è normale che fai anche scale, quindi la postura giusta. Sì, ma comunque il sistema è farti lavorare. Allora, se tu lavori un giorno e sei veramente in piedi scalza, ti assicuro che non hai nessun dolore. Se tu ti prendi una scarpa con una suola piatta da 2 mm, larga, che le ossa possono andare dove vogliono, non che arrivano a un punto e si fermano, ti assicuro che tu stai in piedi un giorno, non hai un dolore. Quindi... comunque sia, stai sicuramente meglio. Io ora camminato un po' con il pallone, se utilizzo quando vado scalza, cammino tanto, mi sento proprio il dolore al pallone. Se invece lo uso le moltissime scarpe, perché sono un po' più alto rispetto alla punta. Allora, tu usi tacchi in generale? Allora, il discorso è che lì è un errore di camminata. Perché? Perché ti sei abituato a camminare con una protesi e non sai più camminare normale. Quindi lì dovresti rifare educazione. Dovresti prendere e andare su un prato, perché ovvio che se tu dai troppo peso, se tu fai ta-ta e non la rullata che dovresti fare, quindi... è ovvio che diventa molto traumatico. Ecco, comunque il problema della scarpa
utilizzato, perché tant'è che le scarpe da corsa sono già arrotondate per evitare quello, ma un mocassino che fa ta 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 è il peggio del peggio, perché tu hai dei microtraumi che ti ritrovi sino alla colonna vertebrale, e noi camminiamo, cioè facciamo una quantità di passi infinita, però è vero anche che si può ovviare, cioè ci sono le vie di mezzo in ogni cosa, cioè non è che devi scegliere tra tutto e niente. E quelle che vanno camminando più spesso negli scalzi dovrebbero migliorare. Dovresti migliorare, però se tu ci fai attenzione la migliori. Quindi comunque è semplicemente questione di allenarti, se tu non la fai mai una cosa non riesci a farla, tu cominci a suonare uno strumento e ti senti un idiota che non riesce a muovere le mani e dopo un anno ti muovi sulla chitarra e dici è impossibile, eppure non è che è successo niente, ti sei educata, purtroppo noi adulti cioè, il danno l'abbiamo fatto, non possiamo, cioè non è che io ho delle dita che sono rovinate, ce le ho così, basta. Però comunque il fatto di rovinate, che teoricamente si potrebbero operare tutto, ma io vedo che da scalzo non esiste il problema. A posto così?